Morricone lo ritrovi, o forse no, prima torniamo sull'argomento. Tra i collaboratori, quando si fa un film, ci sono vari collaboratori che intervengono a certi momenti durante le riprese, o prima, o dopo, al montaggio. Il musicista perché interviene dopo il film girato o può intervenire anche prima? Ma in vari momenti il musicista è intervenuto alla fine del film girato, e in altri momenti invece è intervenuto durante, mentre ad esempio in Profondo Rosso i Goblin facevano la musica nel mentre io facevo il film, giravo il film, e la sera, finita la lavorazione, venivano a casa mia e mi facevano sentire quello che avevo fatto, e quello a volte mi piaceva, a volte si era cambiato, e così. A volte invece addirittura per alcuni film, pochi mi pare, si fece della musica prima di girare il film, perché io avevo idee molto chiare di che tipo di musica volevo, e quindi con la musica in mano io giravo il film, ad esempio Suspiria, una parte del film è stata, della musica del film è stata fatta prima, e io ho girato alcune scene di Suspiria con la musica che intanto passava, così davo agli attori un'emozione diversa, mi faceva entrare di più nell'atmosfera del film, e quindi quello è stato un momento diverso. Altre volte però è più che farla prima o dopo, durante, non c'è, insomma, quindi abbiamo fatto durante, prima, dopo, molte volte dopo, molte volte anche appunto durante è molto interessante, perché durante il film si vede man mano il film che sta crescendo, e il musicista segue il tuo lavoro, il lavoro che stai facendo, e cerca di darti una qualcosa di attuale, di importante, non semplicemente vede il film e poi sta la musica, dopo è troppo facile, anche forse non è neanche giusto. Secondo me il musicista deve partecipare durante o prima al lavoro. Viene fuori l'idea che il musicista sui film che fai, cioè su questo genere molto particolare, del film d'oro, del film del giallo, il musicista forse è un collaboratore fondamentale, di più che su altri film, su commedie, su... lì invece è una delle strutture portanti del film. Sì, è praticamente come la stessa importanza del direttore di fotografia, degli attori, perché io gli do questa importanza, chiedo di impegnarsi profondamente con musica anche molto forte, che a volte va insieme parallela alla scena del film, ma a volte se ne va, sale, e quindi la scena diventa più piccola rispetto invece a questa musica che si innalza, che squilla, che urla, per cui diventa molto molto importante, molto importante. La musica per me è una, a parte è stata sempre la mia passione, avrei voluto lavorare con molti altri musicisti, devo dire, ad esempio avrei voluto lavorare con Pink Floyd, e andai a Londra, sì, andai da loro, loro stavano componendo, stavano finendo di comporre The Wall, e stavano anche pensando al film che avrebbero fatto poi in seguito, e quindi mi dissero: guarda, non, non, non,
facciamo, non possiamo farlo. Per fare un film ci vuole tempo, ci vuole pensiero. E poi altri musicisti, Genesis, io pensai, quando se ne era già andato il leader, però poi anche loro erano in tournée, perché i musicisti vanno in tournée, stanno 2 anni, quindi sì, 2 anni e tu non puoi fare niente, non puoi fare un film, invece devono concedere le libertà.